cosa davvero necessaria che ti serve quando stai cercando di concepire un bambino. E no, non sto parlando di un uomo. Quello, in teoria, se stai provando ad avere un bambino, già ce l'hai. Sto parlando del celeberrimo muco fertile. Ci sono infatti delle cose che dovresti sapere per riuscire a migliorare o a incrementare la presenza di questo preziosissimo alleato. Quindi, se ti interessano questi argomenti, ricordati di iscriverti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso qui sotto e ricordati anche di toccare la campanella per attivare le notifiche, di modo che verrai avvisata o avvisato ogni volta che io uploaderò un nuovo video. Ma come si dice da queste parti, bando alle ciance e buttiamoci nel video di oggi. Eccoci qui. Allora, come prima cosa ti chiedo di lasciarmi un like, ovvero il pollice in su, se sei interessata a vedere altri video che trattano argomenti come questo. Facendolo, aiuti me come content creator e il mio canale a crescere sempre di più. Ma adesso dedichiamoci a questo benedetto muco fertile. Partiamo dal dare una definizione a questo muco fertile e a cercare di capire come mai la sua presenza è così necessaria, è così d'aiuto per il nostro corpo e per il nostro scopo di riuscire a rimanere incinte. Parlare di muco fertile, infatti, è come parlare del sacro graal quando si cerca una gravidanza. E per entrare nello specifico, si parla di muco fertile quando, durante il suo ciclo di vita, muta nella forma e nel colore e diventa simile all'albume crudo dell'uovo. E da qui deriva anche il nome muco a chiara d'uovo. E ci sono diverse ragioni per cui è un bene che tu riesca a vedere questo muco. Prima di addentrarci però nel fantastico mondo del muco fertile, voglio farti una domanda. Tu riesci sempre a vedere e a riconoscere il muco che ti aiuterà a rimanere incinta? Fammelo sapere lasciandomi un commento proprio qui sotto nel box dei commenti, sotto a questo video. Allora, torniamo a noi. La prima ragione per cui è così importante vedere questo benedetto muco fertile è che questo è l'autostrada che porterà gli spermatozoi diritti al tuo ovocita maturo pronto da fecondare. Senza di lui, gli spermatozoi si ritroverebbero a dover percorrere una strada lunghissima e piena di ostacoli per raggiungere questo benedetto ovocita. È come se per raggiungere la famosa città uovo da fecondare, ovviamente tra virgolette, dovessero percorrere qualcosa come 1000 km su impervie e accidentate stradine di montagna. Il muco fertile funge da autostrada nuova di zecca, migliora istantaneamente la qualità della strada da fare e li porta diritti verso la loro destinazione finale. Muco fertile non è solo quello che vedi tu sulla carta igienica dopo che hai fatto la pipì. Infatti, il muco fertile parte dalle tube di Falloppio e discende fino alla vagina per riuscire ad accompagnare gli spermatozoi per tutta la loro strada. Oltre a fornire un'autostrada agli spermatozoi di tuo marito, è anche corredato di un pH super alcalino, il che è come dire che sull'autostrada ci sono un sacco di autogrill di lusso che forniscono cibo e ristoro agli spermatozoi stanchi e affaticati per il viaggio che stanno affrontando. Quando non sei dentro la tua finestra fertile, il muco, che è presente ma non è fertile, ha un pH molto più acido. Questo è necessario perché ti aiuta a mantenere sana la tua vagina, tenendo fuori germi e batteri. Per qualche motivo, se germi e batteri riescono ad entrare nella tua vagina, si spera che non sopravviverebbero proprio grazie alla presenza del tuo muco cervicale. Il mutamento del pH del muco cervicale avviene proprio in prossimità dell'ovulazione ed è necessario per far sì che gli spermatozoi possano vivere all'interno del tuo corpo. Diciamo le cose come stanno senza troppi giri di parole. Il muco cervicale non vuole gli spermatozoi tra le scatole finché non si apre la tua finestra fertile, perché sa benissimo che la presenza degli spermatozoi sarebbe assolutamente inutile fino a quel momento. Se ci pensi, è un sistema tipo super efficiente. Non sono in ovulazione? Benissimo, il muco cervicale con pH super acido andrà lì ad ammazzare gli spermatozoi, o comunque non faciliterà loro la ascesa. Ascesa? Sì. L'ascesa verso l'ovocita che in realtà non c'è perché non stai ovulando. Sono in ovulazione? Aspetta che ti stendo il tappeto rosso e ti fornisco di snack e massaggini alla schiena di modo che gli spermatozoi possano fare un viaggio super di lusso e super tranquillo verso l'ovocita che sta aspettando proprio loro. Vuoi anche un calice di vino per goderti al meglio il viaggio, caro spermatozoo? Non c'è problema, il muco fertile provvederà anche a questo. Ma la domanda a questo punto sorge davvero spontanea: come
fa questo benedetto muco cervicale a cambiare così tanto? Passare da un pH acido ad un pH alcalino non deve essere affatto facile, e nel nostro corpo questo avviene grazie alla presenza degli estrogeni. Diciamo che con l'arrivo della mestruazione c'è una sorta di reset nel corpo, quindi la faccenda funziona più o meno così. Dopo la mestruazione potresti non avere nessun tipo di muco, potresti quindi essere completamente asciutta. Con l'aumentare degli estrogeni nella prima parte del tuo ciclo, ovvero nella fase follicolare, potresti vedere la presenza di un muco appiccicoso, detto anche sticky in inglese. Da appiccicoso successivamente può cambiare e diventare cremoso, detto anche creamy in inglese. E da lì in avanti, man mano che si avvicina l'ovulazione, le chance di vedere il muco fertile sono sempre più alte. Inizialmente il muco fertile può essere acquoso o può addirittura rimanere acquoso, per poi acquisire con il passare dei giorni, con il passare delle ore, quella consistenza tipica dell'albume crudo dell'uovo. Come dicevo prima, alcune donne non arrivano a vedere il muco a chiara d'uovo. Si è visto infatti da diversi studi che alcune donne riescono a vedere solo il muco acquoso. Questo muco acquoso è considerato anch'esso muco fertile, ma il muco a chiara d'uovo è indubbiamente quello migliore e che permette la maggiore sopravvivenza degli spermatozoi. Quindi ricordati, sia il muco acquoso che il muco a chiara d'uovo sono considerati muchi fertili. E non sempre ci si accorge appunto della presenza di questo muco, per tutta una serie di motivazioni. Quello che puoi fare ovviamente per avere più muco a tua disposizione, e sì, è un po' inquietante mentre lo dico, ma è proprio così, è quello di essere ben idratata. L'acqua, si sa, è la migliore amica della fertilità. Anche perché il muco fertile è composto maggiormente da acqua, e se viene a mancare quella, viene a mancare anche la produzione stessa del muco. Allora, prima che tu ti metta a bere tipo 4 litri di acqua al giorno, ti devo dire anche un'altra cosa. Ricordati che nella tua alimentazione non deve mancare il sale. Sì, non sono pazza, so che dicono che il sale fa male e diciamo che per certi versi hanno anche ragione. In TV, in radio, su internet, qui su YouTube, ovunque si sente che l'assunzione di sale deve essere limitata al minimo indispensabile. Ma se io ti dico che invece è importante avere un apporto di sale nella tua alimentazione, lo dico con cognizione di causa e puoi chiedere conferma anche al tuo medico curante oppure al tuo o alla tua nutrizionista. Se è vero che prima io ti ho detto di bere molta acqua per mantenerti idratata, ti dico anche che se ne bevi troppa possono sopraggiungere degli effetti molto poco piacevoli e molto poco desiderabili. L'effetto principale di cui sto parlando è che le tue cellule potrebbero essere portate dalla troppa acqua ad essere disidratate. Iniziare improvvisamente a bere tantissima acqua, cosa a cui il tuo corpo non era abituato, può portare al fatto che il tuo corpo improvvisamente si senta, come dire, confuso da questa cosa. E quello che potrebbe succedere di conseguenza è che i tuoi elettroliti vengano diluiti in un qualche modo. Avere degli squilibri nel corpo, al corpo stesso questa cosa non piace per niente. Quindi, in conseguenza alla diluizione degli elettroliti, il tuo corpo potrebbe decidere di fare tutto ciò che è in suo potere per riuscire a riportare questa situazione ad una situazione di normalità per lui. Dunque, mentre i tuoi reni cercheranno di filtrare tutta l'acqua che hai ingerito e che hai bevuto, insieme all'acqua butteranno fuori anche il sale che hai nel corpo. Questo è assolutamente un male. E perché questo è un male? Questo è un male perché la presenza di acqua nel tuo muco fertile è modulata proprio dal sale. Non ti sto dicendo di aggiungere sale a go go come se non ci fosse un domani su tutto quello che mangi, ma ti sto dicendo di ricordarti di apportarne un quantitativo giusto alla tua alimentazione. Altra cosa che si è visto che fondamentalmente funziona per migliorare, tra virgolette, il muco fertile, anche se non direttamente, è bere del tè verde. Come ti dicevo, non ci sono degli studi specifici che dicono che bere del tè verde aumenti in un qualche modo la presenza di muco fertile nel corpo di una donna, ma c'è un ma grosso come una casa. Ci sono degli studi che hanno dimostrato che le donne che sono solite assumere una o due tazze di tè verde durante l'arco della loro giornata rimangono incinte più facilmente rispetto alle donne che non assumono il tè verde. E questo pare che sia linkato ad alcune ragioni piuttosto specifiche. La prima ragione è sicuramente che il tè verde contiene un'alta concentrazione di polifenoli. I polifenoli sono degli antiossidanti che aiutano grandemente il corpo a diminuire il suo stato di infiammazione. La seconda ragione è che il tè verde contiene una cosa che si chiama ipoxantina, che è importante in quanto presente nella parte fluida del follicolo che contiene
contiene l'ovocita che poi verrà rilasciato durante l'ovulazione. Quindi, anche se non ci sono evidenze scientifiche, non ci sono studi riguardo al fatto che bere del tè verde può aiutare ad aumentare il muco fertile, ci sono tantissime donne che riportano la loro esperienza positiva proprio in questo. E dato che male non fa, solitamente io una tazza di tè verde, dal momento in cui mi sono finite le mestruazioni fino a quando non c'è l'ovulazione, me la bevo tranquillamente. Poi puoi anche smettere, perché è anche una questione di gusti. A me, per esempio, il tè verde non piace per niente. Per quanto riguarda invece la modalità di preparazione di questo tè verde, ti consiglio di parlare con una nutrizionista. Io mi sono fatta consigliare dalla mia e mi ha consigliato la modalità migliore per quanto mi riguarda per la preparazione di questo benedetto tè verde. Altra cosa che puoi fare per migliorare la situazione del tuo muco fertile è sicuramente quella di assumere un probiotico possibilmente di altissima qualità. Ricordi che la flora batterica presente nel tuo intestino è molto molto simile a quella presente nella tua vagina. Sì, è tutto collegato, il nostro corpo è una macchina davvero perfetta. Quindi se la tua flora batterica è infestata da batteri cattivi oppure da lieviti, lo sarà anche quella della tua vagina. Quindi se assumi un probiotico di altissima qualità, e qui può venire in tuo aiuto il tuo medico curante che saprà sicuramente consigliarti il probiotico più adatto alle tue esigenze, puoi ripopolare la flora batterica del tuo intestino e anche quella della tua vagina. Ripopolarla ovviamente di batteri buoni che andranno a tenere lontani i batteri cattivi. E direi che per quanto riguarda il muco fertile abbiamo detto un bel po' di cosine per oggi. E ci fermiamo qui perché sennò questo video diventa troppo lungo e insopportabile probabilmente. Spero che questo video ti sia piaciuto e che tu lo abbia trovato utile. Mi raccomando, condividilo con chi ritieni necessario, nel senso, se sai che c'è qualcuno che sta cercando una gravidanza, condividi questo video con lei o con lui, vabbè, insomma, hai capito. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!